Calcolare l'integrale curvilineo esteso alla frontiera del dominio D percorsa nel verso antiorario positivo di aperta la tonda x al quadrato meno y al quadrato chiusa la tonda in dx più aperta la tonda x quadro più y quadro chiusa la tonda in dy, dove ci dicono essere il dominio piano individuato dalle seguenti due limitazioni, x quadro più y quadro compreso fra 1 e 9. Dunque, questo è un testo d'esame che mi è stato inviato da uno studente. Specifico subito, non lo sto risolvendo a lui perché me lo ha chiesto, perché nonostante mi contattate via Messenger, via Facebook, via mail, mi chiedete di risolvervi, io non vi posso risolvere niente, ragazzi. Uno, per rispetto a chi, al docente che avete voi. Secondo luogo, non ho il tempo di farlo. Non ho intenzione di farlo, anche perché comunque credo di fare già abbastanza per voi. Chi è fortunato mi manda magari gli esercizi nel momento in cui giro i video su quell'argomento, allora mi posso anche divertire a farlo. La domanda era: ma ingegnere, come fa a parametrizzare una corona circolare? Beh, io la risposta ovviamente non l'ho data subito perché volevo vedere il testo. Testo che credo che sia tratto probabilmente da un testo d'esame assegnato alla facoltà di ingegneria, non so quale, dell'Università Federico II di Napoli, forse è Napoli, non lo so. Non lo so, sud Italia comunque. Diciamo potrebbe essere Napoli, ma non lo so. Quindi se lo studente a cui mi riferisco mi sta ascoltando, magari mi sta dicendo non è Napoli, mi scuso, ma in ogni caso abbiamo già risolto esercizi di questo tipo. Io direi che ci sono tre modi per farlo. Uno è farsi venire esatta quella forma. Due, integrare curvilineo di seconda specie, parametrizzare la corona circolare. Tre, teorema della divergenza, che è quello che io preferisco in questo caso. Allora, intanto in questi casi andiamo a disegnarci il dominio, che in effetti è ovviamente una corona circolare. Beh, sarete accorti, abbiamo due cerchi, rispettivamente, entrambi centro origine, rispettivamente di raggi 1 e 3. E questo è uno. E questo è l'altro. Mamma mia, vabbè. 3, meno 3, 0, meno 3. 03 10 meno 10 0 meno 1 01. Allora parliamo di, ecco qua, chi è D? Beh, se avete seguito, siete appassionati del canale, questo esercizio vi farà leccare i baffi, insomma, che sicuramente vi starete leccando i baffi, perché direte: ma questo per me è un gioco da ragazzi. Mi fa piacere quando mi dite che avete passato l'esame con 30, siete andati bene all'esame, anche grazie ai video del canale, mi fa solo piacere. Capiate come si fanno, che freghiamo così questi docenti che pensano che solo loro sono, no? Sto scherzando, chiaramente. Allora, questo è meno 1. Dunque, corona circolare. Dopo aver disegnato il dominio, però, andiamo a, intanto, la forma differenziale omega, x quadro meno y quadro, dove x quadro meno y quadro è x grande, e x quadro meno y quadro è y grande, è definita in tutto il piano R2, quindi è definita in un campo sicuramente semplicemente connesso. Andiamo a vedere le derivate parziali che sono. X grande primo rispetto ad y e y grande primo rispetto ad x sono rispettivamente meno 2y e 2x. La forma non è chiusa, quindi non è nemmeno esatta. Sarebbe stato troppo facile, ovviamente. Ci sarebbe venuto nullo in quel caso l'integrale, no? Dominio chiuso. Chissà che non ci venga nulla lo stesso, anche questo. Vediamo. Quindi direi teorema della divergenza. Cosa afferma? Assegnata, data, una forma differenziale. Omega uguale f di x, y dx più g di x, y dy, avente coefficienti, entrambi di classe C1, f di x, y e g di x, y, risulta che dalle formule di Gauss si può dire che l'integrale è curvilineo.
Dunque, visto che devo parametrizzare il bordo, allora, la percorrenza è questa qua. Se giro così, però, l'altra ovviamente sarà nell'altro verso, quindi quell'orario. Va bene? E quindi gamma 1 è x uguale cos t, y uguale sin t, compreso fra 2π greco e 0, gamma 2 x uguale 3 cos t, y uguale 3 sin t, t compreso fra 0 e 2π greco. Allora, vediamo cosa viene. Ma si vede che è 0 perché viene integrale fra 0 e 2π greco d. Allora, cos quadro t, ovviamente sarà integrale. Stessa gamma 1 più integrale stessa gamma 2. Gamma 1 è integrale fra 0 e 2π greco di, ovvero tra 2π greco 0, facciamo gamma 1 e 2π greco 0 di. Allora, cos quadro t meno sen quadro t per la derivata di x che è meno sen t dt. Andiamo avanti, più, scriviamo qua di seguito più l'integrale fra sempre 2π greco 0 di cos quadro t più sen quadro t, che però per la prima fondamentale è 1. 1 per d sin t è cos t dt, ma questo è 0, perché verrà 1 meno sin t tra 0 e 2π greco, entrerà sempre 0. Quindi questo è 0 e il contributo è 0, non ci interessa. Possiamo cancellarlo. Più l'integrale fra stessa gamma 2, 0 e 2π greco di, abbiamo 9 cos quadro meno 9 sen quadro, quindi 9 che moltiplica cos quadro t meno sen quadro t per il dx, che è sempre questa volta un meno 3 sen t dt, e nuovamente abbiamo un 9 cos quadro t più 9 sen quadro t, che è 9 che moltiplica cos quadro t più secondo t, che per la prima razza fondamentale è 1, 9 per la derivata di y, che è un 3 cos t, quindi è un più 27 integrale tra 0 e 2π greco di cos t, ma nuovamente pure questo è nullo. Con questi due contributi ci sono, pertanto andiamo a vedere cosa viene. Allora, direi di scriverli così. Allora, il primo lo scrivo come integrale fra 2π greco e 0 di. Allora, questo è coseno di 2t per la formula di duplicazione del coseno, che in effetti si può scrivere come cos quadro meno sen quadro, ma anche come, per esempio, se sen quadro lo scriviamo come un 2 cos quadro t meno 1 in pratica, quindi 2 cos quadro t meno 1 tutto per meno sen t dt. Questo abbiamo un meno 27 integrale fra 0 e 2π greco d, nuovamente 2 cos quadro t meno 1 per meno sen t dt. Allora, facciamo una bella sostituzione in entrambi i casi, ponendo cos t uguale ad esempio x, va bene? Che vuol dire? Tutto questo io francamente non lo farei, ragazzi, ve lo faccio vedere a voi, ma non fatelo. Qui si applica Gringhaus, si applica la divergenza e va a zero l'integrale. Non direi che stiamo perdendo tempo, ma ve lo faccio vedere, poi qualcuno si lamenterà. È lungo il video, vi sto facendo vedere le cose, certo che è lungo, ma la gente è proprio fuori di testa. Allora, se cos t è uguale a x, t è l'arcosen x, che vuol dire che quando t è 0, dunque notiamo una cosa importante. Qui ragazzi c'è poco da fare però, perché se t è l'arco coseno di x, facciamo tutti i passaggi così poi. Allora sarebbe arco coseno di 2π greco è 1, arco coseno di 0 quant'è? È 1. E questo allora è 0, ragazzi, 0. Integrale fra 1 e 1 è 0. Stesso discorso vale qui. Cos t uguale x, integrale fra 1 e 1, ma pure questo è 0. È tutto 0. È nullo questa integrale, è nullo, non ci sono santi. Terzo modo sarebbe quello di farcela venire esatta, ma ripeto, è tutto una perdita di tempo. Vi ho fatto vedere come si parametrizzano le colonne circolari. L'unione ovviamente delle due curve, quella dentro e quella sotto. Attenzione, invertendo però i versi di percorrenza. Ovviamente
non è questo il caso, non andrebbe fatto così, non va fatto così, va fatto, immagino, ne sono certo, chi l'ha segnato voleva vedere l'applicazione del teorema della divergenza, di Gauss, ma poi non so come lì nelle parti, se di Napoli, dalla parte di Napoli, Marcellini Sbordone, Fusco, insomma, questi personaggi qui, credo che utilizzino la nomenclatura, forse teorema della divergenza, teorema di Gauss, teorema di Green, no? Ognuno, in ogni parte d'Italia, poi ogni docente ha avuto la sua scuola, quindi lo chiama come vuole lui. In ogni caso, parlo di in realtà è formule di Green-Gauss da cui deriva il teorema della divergenza, ma benissimo, io l'ho chiamato mille volte formule di Green-Gauss e quindi potete chiamarle formule di Green-Gauss. Io ringrazio chi mi ha mandato l'esercizio, lo ringrazio, e vi invito, ragazzi, a mandarmi tranquillamente tutti gli esercizi che volete, mandatemeli, non chiedetemelo nemmeno, mandatemeli. Non è che basta che non ci siano virus, ovviamente, nei file. Mandatemi quello che volete, io lo guardo e lo metto in archivio e poi lo propongo. Quindi fate bene a mandarmeli. Non mi chiedete, però potrebbe risolvere. La domanda mi infastidisce, non me la fate. Mi mandate il file, e io lo visiono e poi magari se l'argomento mi interessa lo propongo. Tu qua. Ma non risolvo esercizi su richiesta. Probabilmente in futuro, se il canale crescerà ancora e avrò dei collaboratori, chi lo sa, forse, non credo, immagino che dovrò avere, ma qualora il canale crescesse, diventasse ancora più vasto, probabilmente dedicherò una sezione a, che la chiamerò come l'esperto risponde, non so, insomma, magari in futuro lo farò, però adesso non è il tempo di farlo e non ne ho nemmeno l'intenzione, anche perché comunque, ragazzi, io non mi faccio pagare da nessuno, tutto gratis, quindi credo che un minimo, voi immagino, vi facciate pagare per i lavori che svolgete. In ogni caso, io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando al prossimo esercizio riguardante ancora una volta le forme differenziali lineari. Ciao a tutti.